Raccontarsi e ascoltare storia genera legami indissolubili e resistenti al trascorrere del tempo. È bello accompagnare con azioni e propositi la primavera di parole che prorompe dalla lettura di un libro, così come è necessario fondare biblioteche per ammassare riserve contro l'inverno dello spirito che da molti indizi sembra arrivare, per dirla con la scrittrice francese Yourcenar. E questo è l'obiettivo alto che sottende l'inaugurazione della nuova biblioteca scolastica dell'Istituto Comprensivo Ex Circolo Didattico di Rionero in Vulture, svoltasi nella giornata del 27 gennaio e che ha visto avvicendarsi dalla mattina fino al pomeriggio, presso il luogo scelto per la collocazione di questo spazio culturale, tutta la grande famiglia dell'istituto, primi fra tutti gli alunni di tre ordini di scuola, per finire a quanti hanno a cuore la crescita intellettuale ed umana della città di Rionero. Si tratta in realtà di una reinaugurazione, in quanto già nel giugno del 2013 era stato allestito ed inaugurato un luogo simile presso lo storico plesso sede della direzione didattica nel centro di Rionero, edificio oggi in disarmo a causa delle note vicende dell'aprile 2016. La tenacia e la determinazione della dirigente scolastica dell'istituto in questione, professoressa Tania Lacriola, hanno fatto sì che la comunità scolastica dello stesso potesse riappropriarsi del luogo simbolo di ogni scuola, quale appunto la biblioteca, luogo dove, a dire dello scrittore potentino Gianluca Caporaso, intervenuto alla cerimonia per offrire a docenti, alunni e genitori un laboratorio di lettura e di ascolto di storie, le parole aspettano che qualcuno le avveri. Mai come in questo momento storico, contrassegnato da incomunicabilità, individualismo e relazioni virtuali, il libro, che sia cartaceo o in formato digitale, può e deve diventare perciò il veicolo e lo strumento in mano ad insegnanti, ma soprattutto ai ragazzi, per aprire la propria mente e tenere lontano pericolosi fantasmi. Provvidenziale a tal proposito la scelta della data di questo momento celebrativo, nel giorno in cui il mondo intero ricorda gli orrori della sterminazione nazista. Attraverso forme espressive le più varie, dal canto alla recitazione alla lettura meditata, gli alunni dell'istituto, i veri fruitori e custodi della biblioteca inaugurata, aiutati dalla sensibilità dei loro insegnanti, hanno inneggiato alla bellezza delle parole, delle storie e della pace, laddove la storia e i comportamenti umani hanno seminato e seminano germi di odio o di indifferenza. Benvenga dunque a Rionero ed ogni luogo la costruzione di questi granai pubblici, per osare un futuro migliore e veder crescere felicemente le giovani generazioni.
non ricordarci dell'eccidio, dell'olocausto, dove morirono 1,5 milioni di bambini. È importante ricordare il culto della memoria. Lo ritroviamo, lo dobbiamo coltivare quotidianamente. La biblioteca per noi rappresenta anche questo. Un momento di aggregazione, un momento di condivisione, un momento anche di vera cultura, di studio. E adesso passo la parola ai nostri ragazzi di scuola media, ai piccoli delle classi prime. Prego. Buon pomeriggio, io sono Lorenzo Nardozza della classe prima B della scuola secondaria di prima grado. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime della Shoah, cioè dello sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. La giornata della memoria viene istituita nel 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare il 60° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. L'Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa nello stesso giorno già dal 2000, con la legge numero 211 che stabilisce anche l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò al fine di mantenere sempre alta l'attenzione e la memoria storica sulla più grande tragedia dei nostri tempi. Spalanchiamo quindi gli occhi e con speranza gridiamo mai più. Buon pomeriggio, io sono Francesca Archetti della classe prima B della scuola secondaria di primo grado. Vi riassumerò brevemente il contenuto del libro L'albero di Anne, scritto da Irene Coin-Bianca, che gli alunni della scuola primaria leggeranno. L'albero di Anne è un libro poetico che incambia il lettore con le parole di un vecchio saggio polassano che racconta la storia di Anna Frank da un punto di vista diverso. Di Polassano, situato nei pressi del nascondiglio della famiglia di Anna Frank, racconta con parole semplici, chiare e dolci ciò che vide, dall'arrivo della famiglia Frank allo sguardo di Anne, che sognava e sperava in qualcosa di meglio, affacciandosi alla finestra, ai suoi occhi che lo scrutavano, al di là del vetro, all'arrivo della polizia il 4 agosto 1944, per portare tutti via. Anne, privata della sua libertà, vive attraverso il vecchio albero il mutare delle stagioni. Vico Castano non si preoccupa di essere abbattuto, in quanto sa che dopo di lui ci sarà un altro Vico Castano, nato dai suoi rami più sani, a cui sarà affidato il ricordo perenne di Anne e del suo nascondiglio. Nelle città di polvere e rumore, io per primo annuncio l'arrivo della primavera. In aprile si schiudono le mie gemme e con identico slancio spuntano foglie e fiori. Io sono un Polassano. Da oltre 150 anni vivo in un giardino al numero 263 di Prinsengracht ad Amsterdam. Ma una grave malattia mi fa morire lentamente. Una piccola farfalla mina le mie foglie, che imbruniscono, e già da luglio cominciano a cadere, lasciando mi spoglio nel cuore dell'estate. Le muffe dilagano sul mio legno e il mio tronco rischia di spezzarsi. Presto, forse, gli uomini mi abbatteranno. E così ho deciso di raccontare quello che accadde tanti anni fa al numero 263 di Prinsengracht. Nei giardini, sulle strade, nei viali delle scuole, noi, ippocastani, svolgiamo bene il nostro compito. Ai ragazzi regaliamo i nostri manubri duri, lisci e brillanti, affinché facciano delle battaglie. Ai vecchi, affinché se li facciano scivolare in tasca contro i perfidi reumatismi. Ai più piccoli, affinché li dipingano, li infilzino e ci giochino. Ai innamorati regaliamo l'ombra del nostro largo fogliame.
A tutti quelli che aspettano, offriamo il nostro tronco, affinché vi si appoggino senza avere un'aria troppo stupida. Agli uccelli, rifugio dei nostri rami, affinché vi costruiscano il loro nido e accolgano il loro canto. Al vento la nostra immensa chioma, affinché faccia sentire i suoi sibili e il suo sussurro. Io, l'ippocastano del giardino al numero 263 di Pinzengrad, ho regalato a una ragazza di 13 anni, prigioniera con un uccello in gabbia, un po' di speranza e di bellezza. A lei, che nel suo nascondiglio sognava di sentire sul viso l'aria gelata, il calore del sole e il morso del vento. Con le mie metamorfosi ho regalato lo spettacolo delle stagioni. Accadeva più di 60 anni fa e un male terribile invadeva il mondo. Tutto era diventato vietato per quelli che, come lei, erano ebrei. A partire dal 1940 era vietato avere una bicicletta, prendere l'autobus e il tram, fare la spesa prima delle 3 e dopo le 5, andare in piscina, giocare a tennis o a hockey, fare canottaggio, andare al cinema o a teatro, riposarsi nel proprio giardino dopo le 8 di sera, frequentare le scuole che non fossero ebree, andare da parrucchieri che non fossero ebrei e uscire senza la stella gialla cucita sul vestito. Vietato, vietato, vietato. E poi un giorno vietato esistere. Fu allora che lei e alcuni amici della sua famiglia entrarono in clandestinità, nascondendosi nella soffitta della casa al numero 263 di Pinsengra. Ne ha forse notato sin dal primo giorno, affacciandosi al lucernario della soffitta? Io so solamente che da subito amò il suono della campana della chiesa Westerkerk, che rintoccava ogni quarto d'ora, e la rassicurava. Io allora indossavo il mio fogliame estivo, fitto e animato da mille brusii. Era un immenso ippocastano che scoppiava di salute. Sognava quando, insieme al suo amico Peter, mi guardava dal piccolo lucernario della soffitta. Nel febbraio del 1944, lei scrive sul suo diario: quasi ogni mattina vado in soffitta per togliermi dai polmoni l'aria viziata della stanza. Questa mattina, quando sono salita in soffitta, Peter stava mettendo in ordine. Ha smesso quasi subito e, quando mi sono andata a nel mio posticino preferito sul pavimento, è venuto anche lui. Ci siamo messi a guardare insieme il cielo azzurro, l'ippocastano spoglio su cui i rami brillavano minuscole goccioline, i gabbiani e gli altri uccelli che, volando veloci, sembravano d'argento. Tutto questo si commuoveva talmente che non riuscivamo più a parlare. Lui aveva appoggiato la testa a una grossa trave. Io stavo seduta. Respiravamo l'aria fresca, guardavamo fuori e sentivamo di non poter rompere quell'incantesimo delle parole. Sognava il mare, si ricordava l'odore delle alghe e il rumore in cui si fondono i gemiti del vento, lo sciabordio delle onde e le stridule grida dei gabbiani. A maggio di quello stesso anno la mia fioritura le parve più bella che mai. Il nostro ippocastano è in piena fioritura, dalla testa ai piedi, pieno di foglie e molto più bello dell'anno scorso. Come candelieri, i miei grandi fiori bianchi si reggevano nel cielo. Sognava sentieri che si addentra,
che si addentrano nel bosco, strade dove correre in bicicletta, naso al vento e capelli arruffati. Per lei io annunciavo la primavera. Dopo questo inverno mite, una bellissima primavera. Aprile è stato proprio un mese splendido, non troppo caldo e né troppo freddo, con pioggia ogni tanto. Il nostro ippocastano è già abbastanza verde e qua e là si vede perfino qualche candelina. Vedendomi rifiorire, di certo pensavo al futuro, alla vita che si sarebbe costruita, al posto che avrebbe avuto nel mondo, con la ricchezza dei miei fiori e delle mie foglie, con la forza dei miei germogli. Io le infondevo fiducia. Non dubitò mai che tutto sarebbe di nuovo fiorito intorno a lei, che all'inverno glaciale, dove regna un silenzio di morte, succede sempre l'esplosione di vita della primavera. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava una bella giornata d'estate. Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava una bella giornata d'estate, calda e assolata. Verso le 11:30, bruscamente, un'auto si ferma davanti alla casa 263 di Kinzengraf. Ne scendono dei poliziotti armati e vanno diritti verso la porta che conduce al nascondiglio. I clandestini sono stati denunciati alla polizia tedesca. I gradini scricchiolano e alcuni uomini salgono correndo le scale. Cercando dei gioielli, uno dei poliziotti trova un sacchetto di cuoio. Lo svuota. Non contiene che fogli di carta che lui getta a terra. Era il diario di Anna. Un'amica di famiglia, poco dopo, torna al nascondiglio deserto e lo trovò. Anna ne aveva scritto l'ultima pagina il 1 agosto 1944, un martedì. Condannata al silenzio degli alberi, davanti al piccolo lucernario mai vuoto, sono rimasto muto. Nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, colpita dal tifo, Anna Frank morì di sangue e di disperazione. Era il marzo, l'aprile del 1945. Degli 8 abitanti della casa 263 di Prinzengraf, solo il padre di Anna sopravvisse. Presto, forse, sarò battuto, perché i parassiti hanno ormai invaso tutto il mio corpo. Quando il mio tronco si accascerà al suolo, non ne uscirà neppure un grido. Io resterò ancora una volta muto. Prima di abbattermi, gli uomini staccheranno un piccolo ramo e lo pianteranno nel posto rilasciato muto. Un mio doppio, proprio un gemello. Per ingrandirsi, le sue radici scaveranno la terra e ne trarranno un nutrimento. Ma solo il ricordo di Anna, che era veramente il mio posto nel giardino della casa numero 263 di Prinzengraf.